Sono Stefano Ricci, tecnico del laboratorio di antropologia, di preistoria e antropologia dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Noi ci occupiamo di preistoria, a partire dall'ambiente, dalla cultura degli uomini preistorici, agli animali, le piante, insomma tutto quello che riguarda l'ecologia preistorica. E in particolare lo studio degli uomini che hanno vissuto in epoche preistoriche, quindi lo studio proprio delle ossa umane. Fulbright, quest'anno presenteremo diciamo, un intervento che dà il titolo I volti che emergono dal passato. Ricostruiremo un volto da una struttura scheletrica ossea, quindi da un cranio si ricostruirà un volto. Però la particolarità che affronteremo per Bright è appunto questa collaborazione tra noi, quindi Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, e il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Neurosensoriali, l'unità di neuroradiologia. Alle scotte fanno delle TAC a delle persone viventi. Questi miei colleghi calcoleranno gli spessori muscolari. Useremo una media di questi spessori per ricostruire un volto. Un volto che noi conosciamo, perché dalla TAC possiamo individuare il volto della persona che si è sottoposta alla TAC. Con la realtà virtuale faremo un calco della persona, del cranio, e su quello ricostruiremo quei fasci muscolari con le medie ottenute un volto, proprio con le tecniche di ricostruzione facciale. A quel punto vedremo se corrisponde veramente alla persona.